Abitat del Laser nasce dal 2013 con l'insediamento del presidente Tracy Asher e il segretario esecutivo Eric Faust. Poi i problemi più evidenti sono venuti fuori col discorso dell'antitrust, cosa che poi è stata poi smentita, perché grazie a questa evaluation system, no, che ha fatto World Sailing con le varie classi, la classe mondiale si è messa in gioco facendo sì che più imbarcazioni venissero valutate al fine di decidere quella da presentare poi alle Olimpiadi. Però parlare di classi laser come monopolio non ha senso, perché anche se il marchio registrato laser è di proprietà della Laser Performance Europa, c'è un accordo tra ILCA e Laser Performance, c'è sempre stato, ma che ultimamente ILCA non ha voluto rinnovare per motivi che spiegherò successivamente, con il quale ILCA gestisce le concessioni ai cantieri, quindi al cantiere poi giapponese, al cantiere australiano, e decide chi fa brisavele, chi fa brisalberi e tutto il rigging, quindi derive, timoni e quant'altro. Quindi di fatto non c'è un monopolio, semplicemente la classe One Design, e come la Costituzione della Laser prevede, la cosa importante, il fine ultimo è quello delle barche strettamente One Design, barche uguali, quindi non si ricerca la barca più veloce o il cantiere che faccia la barca migliore. No, le barche devono essere uguali, perché si vuole esaltare la capacità dei singoli timonieri, no? Questo è il concetto del laser, che deve essere ben chiaro. Infatti oggi, qualche giorno fa, qualcuno mi ha fatto un commento, un post come su Facebook, che diceva, ma altre barche, l'RS, il Melges, il Devoted, hanno delle innovazioni tecnologiche non indifferenti. Ho detto, sì, ma chi ti dice che l'innovazione sia migliore? Cioè, al solito, qual è il fine? Avere le barche più veloci e quindi fare, poi come magari nel film, che non esiste un monopolio, ma poi il monopolio è di qualità, perché tutti hanno il Devoted. Oppure fare come il laser, ovvero barche tutte uguali, ci sono tre cantieri, se ne possono mettere di più di cantieri, quello è la classe a doverlo decidere, ma la barca deve rimanere uguale, in modo che da dove io compro la barca la qualità non cambia. Questa è la questione. È venuto fuori da una dichiarazione fatta da ILCA dopo il Mondiale di Santander del 2015, che le barche fatte dal cantiere australiano, quindi PS Performance Aircraft Australia, è uscita con 2200 e poco più barche fuori stazza, ovvero costruite non seguendo i principi del Laser Construction Manual, LCA. Questo mi sembra dal 2006 al 2015, insomma. Poco tempo dopo, ILCA, invece di rimuovere la licenza a PS Australia, quindi a PSA, cosa ha fatto? Ha modificato la Laser Construction Manual, di fatto rendendo obsolete le altre barche, quindi le barche costruite da Europa e Giappone, e facendo un favore in termini economici al cantiere australiano del valore di circa 10 milioni di dollari, quindi insomma non costa da poco. E già qui si inizia ad annusare, insomma, qualcosa che non quadra tanto. Cosa ha fatto? Oltre a rimuovere la concessione, è anche intervenuta con il cambio del nome della classe stessa, chiamandola ILCA Dinghy, cosa che va contro alcuni articoli, però insomma, non ricordo bene quali, ma alcuni articoli della Costituzione, in base ai quali per fare dei cambiamenti alla classe, tra i quali cambiare il nome, è necessario coinvolgere i tesserati, che sono di fatto i diretti interessati nelle questioni della classe. Questa cosa non è stata fatta. Sono state fatte delle scelte all'interno del World Council, alcune delle quali, come il cambio di nome, neanche all'interno del World Council, perché ci sono
dei consiglieri, in particolare quelli europei, che non erano a conoscenza di questo fatto. Quindi, insomma, veramente quello che secondo me la questione in questo momento su cui far leva da parte di tutti i laseristi che si stanno poi schierando in questa faccenda che è oscura ai più, contro la modalità con cui sono avvenuti i fatti, non tanto i contenuti, perché uno può essere cambiato il nome, possono essere introdotti nuovi righe, la classe, i tesserati possono decidere ciò che vogliono della classe, ma non possono, talicamente non possono essere decisi da due persone, o comunque in particolare il segretario esecutivo Rick Faust al tavolino. Questa cosa è inaccettabile e quindi, come hanno chiesto la classe italiana, l'ASE, la classe spagnola, e credo che faranno anche altre, la scena delle dimissioni di Eric Faust, che oltretutto è un dipendente, non è neanche, è un dipendente che vota all'interno del Consiglio. Quindi in questo momento IRCA vorrebbe, anche attraverso il cambio di nome, che è stato anche la richiesta di cambio di nome è stata smentita da Borsellin, che non ha dichiarato di non aver mai ricevuto tale richiesta. Cambiando nome vorrebbe quindi destituire il cantiere europeo, l'Ase Performance Europa, dare nuove concessioni ad altri cantieri in Europa e nel resto del mondo disponibili a costruire quello che è il laser, ma che quindi disegni del laser di Bruce Kirby, ma con il nuovo nome di Ilka Dinky. Questo era il loro piano, di modo da presentarsi comunque al Mid-Year Council di Borsellin, presentandosi poi con il nuovo progetto. E molti laseristi non hanno idea, non sanno la storia, neanche una piccola parte. E io mi sono confrontato con altri laseristi di altri paesi, allenatori, e qualcuno addirittura non sapeva neanche che era stato cambiato il nome, quindi questo per dare un'idea. Io sto dando la mano per diffondere un po' la notizia e far capire un po' quali sono le problematiche. Chi è venuto a conoscenza ha subito rimasto scioccato dalla notizia, ha chiesto come poter dare una mano per risolvere questa cosa. Credo che la soluzione, al di là di quello che verrà deciso poi al Mid-Council della Volterra, insomma per le Olimpiadi, roba di via dicendo, dovrebbe essere un'indetta, un'assemblea straordinaria da parte della classe internazionale, in cui si decida riguardo al futuro della classe, ovvero al segretario esecutivo, che di fatto è un dipendente, e quindi se il suo operato deve essere giudicato dai tesserati, e poi anche alle varie decisioni che sono state prese per capire, tirare un po' le fila del discorso e quantomeno mettere in discussione la legittimità, perché se le cose sono state fatte come dovevano fare, allora dobbiamo cambiare le regole. Se le cose non sono state fatte come dovevano essere fatte, allora qualcuno deve dare le dimissioni.